delineata con ma ognuno al suo ruolo. Ma cosa sono queste parole al vento? Cosa sono? Mi butto via dalla macchina! No, 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 mi butto via dalla macchina! È vero o no quello che ha detto il Penguin, che te ne volevi andare perché non avevi visibilità? Direi di no. Diciamo che cerco di essere molto sintetico e di spiegare il tutto. Semplicemente io, quando decisi di andare in Golden, il progetto era chiaro, cioè provare a vincere con un mister, era Diddy, che poi vabbè, per varie cose non c'è più. E poi questa cosa, Diddy non viene più. Cosa succede? Spado, direttore sportivo, viene messo lì, come ha detto lui poco fa, momentaneamente. Nessuno che prende le decisioni di dire ok, manca l'allenatore, avevamo stabilito un determinato tipo di gioco per provare a vincere, no, fa niente, come va, va, mettiamo Spado, ma non era l'intento di metterli Spado, perché infatti, questa settimana, andrà in panchina il presidente. Quindi per me nel calcio, se vuoi provare a vincere, ci devono essere i ruoli. Il presidente deve fare il presidente, il direttore deve fare il direttore, l'allenatore deve fare l'allenatore, il giocatore deve fare il giocatore. Invece c'è parecchia confusione e questa era una delle prime cose che non mi sono andate bene. Un'altra cosa era, l'abbiamo visto, la VIP mode, abbiamo rischiato di perdere, ne avevamo parlato qualche settimana prima. Ma sembra che, non so, vogliamo vincere a chiacchiere, ma fatti no. E quindi adesso è facile dire che dopo che ti metto all'orecchio queste cose, tu vieni a dire per visibilità. L'ultima cosa che gli ho detto del discorso è stata, effettivamente, ma non capisco come una pagina, come una competizione dove tutto online non venga minimamente curata sul reparto social. Mettiamo due immagini del risultato e poi non si mette più una mazza. Per me, che ero uno spettatore prima di essere un giocatore, mi interessa andare a vedere le squadre, per esempio quella della Fucina, cazzo, vai a vedere, vai interviste, cose, molto bello, no? Molto ti intrattiene. Cioè dici, quella della Golden State gestita un po' male. Poi... Ma della giornata, calcola che ho dovuto ricordare. Beh, hanno messo questa sua, no? Esatto, perché l'ho ricordata io, no? Se no non c'era neanche quella, quindi c'era della giornata, alla fine c'era il video degli highlights di Chelsea, perché la pagina viene gestita da Calzi, che è un amico di... Penguin, dove ha fatto anche l'intervista e l'ha messo dentro e quindi ha messo almeno gli highlights di Chelsea, però a parte quello era l'ultimo punto, il punto erano altri, che se io vengo e mi tolgo da una squadra di content, perché il rosso è uno dei più forti, mi tolgo da lì è per provare a vincere, se poi vedo che le cose non sono fatte per vincere ma fatte un po' così, secondo me, mio parere personale, allora in settimana, parlando con un paio di presidenti, mi hanno messo la pulce all'orecchio e ho esposto questa cosa. Aspetta, perché adesso viene il bello. Cosa succede? Che io non mi sono rifiutato di giocare o quant'altro, anzi io gli ho detto, Peng, siccome so che tu vuoi solo persone convinte nel progetto, io ho questi dubbi, ma ovviamente il tempo non è molto, quindi io se c'è da giocare la prova la gioco, però ti metto al corrente, non faccio il finto, perché se poi apre il mercato e me ne vado via, senza dover aspettare svincoli o quant'altro, stato corretto, magari stato la faccio scorretta. Quindi io te lo dico, sapete cosa ha risposto, visto che delle varie cavolate che ha detto del video, la peggiore secondo me è stata quella del, per me la Got League è un gioco e quindi lascio Bertocchi lo svincolo perché è un gioco. Bertocchi si è svincolato perché ha dovuto pagare il suo svincolo, se no lui non avrebbe più fatto un minuto in Got League. No, esatto. Allora, attenzione, volano stracci in casa Golden State. Devo intervenire. Si è presi Spadoni, i soldi, oh, fermi. Chi si è preso? No, no. Spadoni. A oggi, no, ma Penguin è un poveraccio. No, sì, a chi l'hai dato i soldi, oh? Chiedere i soldi per alla GOT, che poi tra l'altro mi viene a dire che è un gioco, a uno che non trascendiamo, non lavora in questo mondo, va a lavorare normalmente un lavoro umile e quant'altro, viene a chiedere dei soldi, mi ha fatto parecchio sorridere. Siccome io ci tengo alla GOT, ci tengo a venire a fare bene, cosa ho fatto? Gli accordi che avevo extra campo li ho lasciati tutti lì, gli ho detto tieni tutto, esatto. E in più ho dovuto pagarmi il mio trasferimento. Ma, in questa, ma almeno fondia, la fattura te l'ha fatta. Mostro Penguin, un mostro. Però. Grazie, ma fatto. Ma uno a me, vabbè ragazzi, ma a me. Allora, per favore.
Allora, lasciamo rispondere al direttore. Clima sereno. Prego, prego. Che società, che società. Clima sereno, clima sereno. Ciccione, tu hai avuto il coraggio di pareggiare. Ragazzi, però non andiamo. Scandali umani. Oh, coglione! Ci si è fatto inculare un'altra volta da un arbitro incompetente. Invece di protestare. Coglione! Allora, ragazzi, so che siete invidiosi delle lite tra i Golden State, amici della cucina, ma è il momento di Spadoni. Prego, Spadoni. Come si fa? Se no non posso spiegare. Allora, io prima di tutto dico una cosa. A me piace tantissimo, spiace tantissimo che non ci sia più Bertocchi con noi, perché è un giocatore con il quale abbiamo costruito un bel rapporto. Io gli ho fatto anche l'occhiolino un secondo prima che segnasse, avendo capito che quello era il momento. Ma la stima reciproca c'è, Spado, sempre. Sì, per quindi fortuna. Dico, comunque, io non posso mettere bocca sul rapporto che c'è tra Bertocchi e il presidente e le dinamiche che ci sono tra di loro. Non le conosco e non le voglio neanche sapere. Posso dire che tecnicamente Bertocchi, mi dispiace che non c'è più, però non mi piace che ora si parli da Golden State come una società allo sbando, dove non c'è, dove ma c'è, se ne freghi, Spadoni, vada a vedere chi ha preso i soldi, si faccia dare la sua parte. Vedremo, ci stiamo organizzando. Se ti ascoltassero un po' di più, che hai sempre dei giocatori e delle dinamiche molto interessanti, sicuramente ne gioverebbe di più la Golden State. Ma perché? Io non ho nessun problema con te, anzi, sai la stima, ci siamo sentiti, ma anche la squadra di per sé, tutti i giocatori, queste cose, io i miei dubbi, ne parlavamo, e tutti i giocatori, non è che mi hanno detto quando sono andato via, cazzo Berto, ma così dal nulla, non ci hai mai detto niente, erano tutti informati, perché comunque tra giocatori si parla, e si nota questa cosa, che a fatti si cerca di fare una cosa, però poi non si fa, e allora sai cosa c'è? Dai, lì noi purtroppo abbiamo pagato un po' il terremoto dell'allenatore. Sì, ma quello che vuoi, però... Però, secondo me... Attenzione, perché potrebbe arrivare il presidente e allenatore della Golden State, Christian Penguin, a rispondere a Bertocchi. Attenzione! C'è la volontà da parte del presidente che ha sentito stamani. Tra l'altro il presidente si sveglia alle 7:15. Troppo aziendalista, Spadoni. Adesso ha preso la cagnotta, sicuro. Troppo aziendalista. Stamani mi ha detto tutto il progetto e devo dire che ha voglia di fare bene. Il problema è che dobbiamo chiarire bene le varie posizioni che ci sono nell'organizzazione della squadra. Sta succedendo di tutto. Perché ho visto che il presidente ha volontà di fare cose. Ma l'ha sempre detto, ma io infatti ho detto che ha sempre detto queste cose. Secondo il mio modesto parere, però, le cose fatte bene in questa GOT così forte, con tante squadre, non si fanno così. Detto ciò, mi hanno messo la pulce all'orecchio che c'era possibilità da un'altra parte. Io non ho detto, guarda che se non mi liberi adesso non ti gioco più di qua e di là. Ti ho messo al corrente e la sua risposta è stata, benissimo, mi paghi, io se no non ti svincolo e non fai un minuto. Allora adesso sta arrivando Penguin, intanto queste sono accuse. Bertocchi, a questo punto si possono dire pure gli accordi economici, no? Per favore, Ciccione, non scendiamo. Allora, intanto Penguin sembra abbia annunciato. Potrei veramente prendere chiunque perché era la mia scelta. Ma Spadoni, lei si faccia dare la dalla Got League, ma dopo una notte di riflessioni sono giunto ad una conclusione che nessuno, e vi posso assicurare nessuno, avrebbe potuto avere la stessa cazzimma, tanta voglia di rivalsa quanto un solo uomo nella Got League in questo momento. Un ragazzo, un calciatore che è stato scartato, letteralmente cacciato via a sua insaputa, da quella che ad oggi è ormai solo la sua ex squadra. Roberto Colombo, benvenuto nella Golden State. Non voglio aggiungere altro, voglio dire solo una cosa. Falli prima tacere e poi, la cosa più bella, falli pentire. Mamma mia! Adesso questione sostanziale. È il Matador Colombo! Verso la Golden State ci sono altri tre colpi che dicono siano stati sponderati, ma prima di tutti, signori, la risposta del presidente Penguin al normal Bertocchi in diretta, signori!
non la manda a dire il contenitore. Innanzitutto volevo dire che questi occhiali sono gentilmente offerti dal Normal Bertolacci. No, no, allora, ti vergogno, è un improvvisato. Poi io volevo iniziare dal dire una cosa, che io 3 mesi fa mi sono interessato per il Bertocchi calciatore, però ho sbagliato perché lo dovevo assumere come social media manager della Golden State, a quanto pare. Faccia poco lo spiritoso. Detto questo, Bertocchi... Prego, Penguin. A me dispiace che tu stai sputando nel piatto in cui hai mangiato fino a 48 ore. Ma come? Me l'hai fatto la story te prima che hai detto inesattezze, ti devo rispondere. No. Semplicemente. No, ma non ci allora, te l'ha pagato il pranzo, mi sembra, Penguin. Che ha sputato sul piatto domani. Ha pagato il pranzo, mi sembra. Non ci ha sputato. Ma se tu paga il pranzo, ci può pure sputare sopra. Ah, no, no. È ben giusto. Siamo... Però... Ciccione, lasci litigare loro, porca puttana. Minchia. Oh. No, io voglio dire solo una cosa a Bertocchi, che parla tanto di squadra che deve vincere, ma io voglio ricordarti solo per la cronaca che contro il Musacio se non abbiamo vinto per un tuo shootout sbagliato. Certo. Pesante. Quindi e io Bertocchi non te lo sto rinfacciando, ma nel momento in cui tu vieni a dirmi in questa squadra non si vince e sei il primo a non fare gol su calcio di rigore, cosa vuoi da me? Attenzione, scusate Penguin, perché mi dicono che ci sia collegato in questo momento l'uomo che ha seguito la trattativa per mettere contro Penguin e Bertocchi. Signore e signori, Gabriele Cannella della Furia Noha. Attenzione signori, diventa pesante la situazione qua. Cannella, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Il Galliani della GOT, dicono Cannella. Cosa succede? Grande direttore, Cannella, grande direttore. Complimenti. Grazie. Ma cosa sta succedendo qua? Perché è così incazzato Penguin? No, io non sono incazzato. Mi sembrava che eri particolarmente incazzato con Berto. No, io non sono incazzato con Bertocchi, è Bertocchi che è incazzato con me. Cannella, tra l'altro la vedo senza occhiali da sola lei, quindi immagino che... Lui no, il budget era per due. Certo. Cannella, come mai hai lasciato andare Colombo? Allora, io Colombo l'ho lasciato andare perché secondo me nella squadra, allora, grandissimo calciatore, non so ma... se si vede con Mollica o senza, Bravo. Bravo. C'hai anche i buoni pasto, ti ha dato Cannella praticamente per andare a mangiarli. No, però è importante nello spogliatoio mantenere un comportamento cioè in linea con quello che vogliamo essere noi. Quindi non basta solo il campo, ci sono tante altre dinamiche di gioco. Quindi ho fatto determinate scelte per questo motivo qua. Io non so, ragazzi, chi ci guadagna dei due. Secondo me è un bello scambio dove ne giovate entrambi, Cri, comunque. No, posso dire una cosa a Cannella che è veramente. Ma perché qualcuno ha parlato di Bertocchi alla Furia Roca? Beh, mi sembra evidente. Anche perché. Dai, io voglio dire una cosa a Cannella, è veramente spregevole per liberarsi di un giocatore parlare male di quel ragazzo. Perché devi parlare male di Colombo perché volevi prenderti Bertocchi? Ti voglio prendere Bertocchi, Colombo lo lascio, lo cedo, fine, punto della strada. Perché devi parlare male di lui? Invece no, Peng, non è andata così. Infatti io ti ho chiamato e sono stato completamente trasparente su una serie di dinamiche, questo lo sai benissimo. E Colombo è un giocatore che volevo tenere, dal momento però che ci sono delle dinamiche extracalcistiche che non lo permettono, allora faccio le mie scelte. Io volevo iniziare col gruppo iniziale. Sì, lo sai Gabri perché sei bugiardo, perché se così fosse tu 2 giorni fa, dopo la prima partita, non facevi la foto, il post su Instagram facendo i complimenti a Colombo, ma gli stringevi la mano, gli dicevi guarda, se fumi prima delle partite non giochi più con la mia come squadra. Azzo! Come fumi? Perfetto! Minchia, l'essere perfetto! E il matador Colombo! Ma stiamo a descrivere un contesto fuori legge, questo non fa le fatture. Comunque ragazzi, una cosa che Got Insider e il salotto e le altre non riescono a stare dietro ai post. Sta capitando di tutti sti 5 minuti.
Allora, Colombo, Pippa. No, scherzo. Quando il presidente mi ha chiesto un'analisi su Colombo, io ho detto: questo è il giocatore perfetto. Abbiamo analizzato la situazione. Sentite un attimo, Golden Stake. Golden Stake, state un attimo calmi, perché io quando ho chiamato Penguin, Penguin mi fa: chi è questo? Io ho detto: non lo voglio. Quindi stiamo un attimo calmi, perché Penguin, fino a ieri. Penguin, fammi parlare un attimo. Fino a ieri me lo chiamavi Conte, perché non ti ricordavi neanche il nome di Colombo. Quindi sii onesto, che tu neanche sapevi chi fosse Roberto Colombo. Posso dire una cosa, ragazzi? Nel momento in cui Cannella mi chiama e mi dice che Bertocchi, il mio calciatore che ho preso letteralmente 3 settimane fa, vuole tornare alla squadra da cui è arrivato, io la prima cosa che ho fatto è stare zitto per 10 minuti e guardare il muro, perché non capivo se fosse uno scherzo. Detto questo, ma quello è il problema. Dopo questo, la prima cosa che ho fatto è alzare il telefono e scrivere a Spadox chiedendo: ma tu che ne pensi di Colombo? Stavo dicendo Conte, di Colombo. Allora, c'era Spadoni con la dire una cosa? No, questo voglio dire che il presidente mi ha chiamato perché non aveva visto probabilmente le partite e mi ha chiesto un'analisi, che è il mio lavoro per la Golden Stake, un'analisi su Colombo. Io ho spiegato cosa avevo visto, che ho rivisto anche il VOD, per me è forte, ha un gran tiro, secondo me ha espresso il 40-45% delle sue potenzialità. Questo è il mio, la mia analisi. Una volta che Spadox mi ha detto che per lui si trattava di un giocatore valido, poi mi sono confrontato con i top leader del mio spogliatoio chiedendo se lo conoscessero e cosa ne pensassero di lui, mi hanno dato conferma che è un ottimo giocatore. Ci ho dormito una notte e ho detto: ma uno che viene scartato dalla propria squadra, ma quanto cazzo può essere incazzato? Guarda, ditemelo! E allora va bene! E allora me lo vendo! Perché è della Golden State! Perché non è come Bertocchi! Come una banderuola! Come una banderuola che dove soffia il vento sforza! Presidente, si contenga! Una parola, scusatemi, fatemi rispondere a Penguin. Comunque tutto è iniziato, non è iniziato da Colombo svincolato, è iniziato da un tuo top player, leader, su cui volevi costruire un progetto, che vuole scappare da Golden Stake. Ma secondo te, in un mondo con uomini, con due coglioni sotto... Chi è Gabriele? Con le palle sotto. Chi è Gabriele? In un mondo di uomini con le palle sotto, è normale che... il DS di una squadra avversaria mi chiami e mi dica: guarda, il tuo Bertocchi mi ha detto che... Ma Bertocchi non ce l'ha la voce per parlare, porco! Ma io da quel che sto ha parlato. Posso rispondere? Ha parlato dopo. Sì, Bertocchi, no, semplicemente... Bertocchi, mi devi dire una cosa. No, dimmi, devi dire solo una cosa. Io ti sto rispondendo. Se non urli, io ti rispondo. No, voglio chiederti solo questa cosa. Secondo te è normale che io, da presidente, debba chiederti: Bertocchi, ma è vero che non stai bene nella mia squadra? Dopo che 2 giorni prima stavi a fa' festa con noi. Ma che cazzo dici? Se vuoi ti rispondo. Se ti stoppi, ti rispondo. Stop. Mazza. No, perfetto. Vabbè. Semplicemente perché nel mondo del calcio, quando un giocatore deve cambiare, e quindi anche questo che è un calcio ancora più spettacolare, un giocatore deve cambiare squadra, prima cosa si sentono i presidenti. È passata una giornata, prima. Ma che cazzo prima. Vuoi cambiare che è passata prima una giornata? Cosa. Vabbè, aspetta, ti lascio finire di urlare. Prima cosa. Seconda cosa, dopodiché, se c'è l'apertura per fare lo scambio, ci si sente in privato, come è successo, perché tu hai messo giù con Cannella e mi hai scritto su. Pensate l'autista del pinguino in questo momento cosa sta provando, però. Quindi il problema è, come hai detto prima, perché tu non ti fai le domande. Cannella. Per te basta che prendi dei giocatori buoni, li metti lì e poi ogni volta si improvvisa. Ogni settimana ti posso dire una cosa, ma ne puoi dire anche due. Per me la parola vale più di 1000 chiacchiere. Se tu vuoi andare in un'altra squadra,
non ci abbiamo 5 anni, ci pensavi 2 mesi fa. 2 mesi fa, però. Ma 2 mesi fa c'erano tutti altri presupposti che adesso non ci sono. Quali? 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 Un'organizzazione ben precisa, delineata. Ma cosa dici? Ma cosa sono? Ma cosa sono queste parole al vento? Cosa sono? Mi butto via dalla macchina! No, 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 presidente! Ma infatti questo puoi fare. No, presidente, presidente, presidente. Ma infatti questo puoi fare. Quando non c'è la e lui c'è il piccolo o è la macchina che fare. Ma io Berto, ma pubblico per prima. Ho chiesto una motivazione reale, non le solite chiacchiere. Non siamo in Serie A. No, io ho delle motivazioni reali. Ho amato tanto questa maglia, ma allora, stop una... Ragazzi, allora, un attimo che veramente... Dobbiamo chiudere... Per fortuna che sei intervenuto, così se qualcuno aveva qualche dubbio con lo show che hai fatto se l'è tolto. Bertox, se avevano mezzi dubbi, Bertox, stai tranquillo che la gente che ha un minimo di cervello ha capito tutto. Certo. Vai a fare l'influencer. Allora, un attimo, ragazzi, scusate. C'è però due nomi nuovi che sono usciti... Tre allora, addirittura c'è Marco Bianchi, Bianchi che credo sia un giocatore che ha giocato a Legnano al posto di La Verone, se non erro è un centrale lui, poi c'è Di Prospero che non so chi sia e il draft è VIP, come sai chi sia? È un VIP, non lo conosco. Ci vuole motivare un attimo le scelte, Spadoni? Canella! Allora, Bianchi va a sostituire l'ho preso, lui La Verone fa campionato, come fa una giornata di campionato e se ne va, capisci? Ma basta, Cristian, basta. E giustamente il taxista lì dell'Uber. Guarda che è passata un'ambulanza, stanno venendo a prenderti. Presidente, era un'altra squadra che ha cambiato. Ma Penguin non ha capito che stiamo parlando in live? Sta facendo lo show, secondo te non ha capito? Sta facendo un po' di cinema, vedi? Allora, Spadoni... Ma secondo me Marco c'è sta l'autista, macchina con Flora, quella che va da sola. Da solo, Ciccio, non c'è nessuno. Porti rispetto, che ne compra le 3 televisioni, Penguin, Ciccio. Allora, Bianchi è un centrale, mi sembra, di livello. Giusto. È una scelta che va a sostituire La Verone, scelta che io tecnicamente posso anche non aver condiviso, però anche qui ecco, sono delle dinamiche. Però allora, c'è il presidente qua, ci sono dinamiche che vanno oltre la scelta tecnica che poi hanno portato la società a decidere di prendere questo ragazzo al posto di La Verone. Però Spadone, dirlo in live non è molto bello da parte sua questa cosa. Cosa, scusa? Che non è d'accordo con la scelta. No, io posso dire che tecnicamente, secondo me, La Verone è un giocatore che non si può discutere, però siccome sono giocatori che hanno, tanto c'è il presidente, si può dire chiaramente. Ragazzi, ma è chiaro e tondo, cioè nel senso La Verone è un giocatore indiscutibile, ma che non possiamo permetterci ad oggi con quelle che sono le finanze della Golden State, ragazzi, non posso prendere tutto. Ma come no? Infatti, solo guadagnato. Ma sono scelte più ampie, non si può decidere, non posso decidere io sulla Verona. Che Bertocchi ha pagato il suo svincolo? Sì, no, ma lui ha detto che mi ha lasciato tranquillamente nel video perché lui è un gioco, quindi ha detto ragazzi, ma scusatemi, ma come funziona? Io nel momento in cui Bertocchi deve venire da me, lo devo pagare, nel momento in cui Bertocchi se ne deve andare, io lo devo prendere in culo silenziosamente. PNGWN, sbloccami su IG, non so cosa abbia fatto per essere bloccato da te. Ti prego, perdonami. Ma perché fai il finto agnellino? Mi spieghi? Dove dici? Perché finto? No, scusami, per me è un gioco e l'ho lasciato senza problemi. Bertocchi, io se volevo... incatenato perché tu hai anche... No, adesso parlo anch'io perché sennò parli solo tu. Semplicemente tu hai detto nel video facendo l'agnellino, no, perché per me è un gioco e quindi l'ho lasciato libero, potevo tenerlo incatenato lì e tu hai fatto quello, o mi paghi o stai incatenato qui, e allora perché devi fare il finto? No Bertocchi, io non ho fatto... Ha ragione Bertocchi. Perché io ho detto, avrei tranquillamente potuto tenerlo in squadra senza mai convocarlo, ma ti avrei fatto un danno. Quello che avevi detto. Ma quanto ti ha dato alla fine? No, giusto per sapere. No, per favore, salutiamo anche gli amici. Vabbè, io che cazzo sto a fare qua? Non sto passando niente. Dobbiamo chiudere, volevo chiedere solo una cosa a Penguin prima di chiudere. Dopo le parole di Spadoni, che tra l'altro ha appena abbandonato la diretta, Spadoni. In privato, Ciccione. Dopo le parole di Spadoni, è riconfermato Spadoni o ci sta pensando?
No, ragazzi, ma io e Spadox abbiamo un ottimo rapporto e l'obiettivo è quello di confrontarci e aiutare la squadra. Purtroppo a me la cosa che dispiace di questa situazione con Bertocchi è che nel momento di difficoltà, perché ci siamo ritrovati con Didi fuori, con certa gente fuori, nel momento di difficoltà la sua cosa più semplice è stata dire: non mettono le mie foto su Instagram, me ne vado. Va bene. Beh, però sei tu che mi dici cagate, io per quello poi io devo per forza risponderti in un certo modo. Che è quello che mi hai detto nell'audio. Ma non è quello assolutamente. Vabbè, tu adesso in diretta, però adesso, ci sta che vuoi fare un po' il gioco delle tre carte, no? Perché almeno magari qualcuno pensa che puoi aver ragione, eccetera. No. Purtroppo ti c'è. Da come parli, Bertocchi, difficoltà. Se hai bisogno di un allenatore, lo vedono, te lo do, lo vedono da fuori, ci sta. Ci hai provato, ci sta. Bertocchi, tu in questa diretta sei entrato, hai detto: me ne sono andato perché questa squadra non può più vincere e perché non mi dà più visibilità come l'altra squadra. Tutti, tutti i miei compagni lo sanno bene quello che penso, perché in queste settimane ne ho parlato, perché se esce la VIP mode siamo in difficoltà ed è uscita la VIP mode, e tante altre cose che ci siamo detti e che sanno tutti quelli che erano dentro. Bertocchi, quindi la cosa il calciatore deve pensare a fare lo bene, sai tu lui. Calciatore, eh? Guarda che roba. No, dico, lo sai tu cosa deve fare il calciatore, lo sai tu, guarda, sei guarda sempre che roba. Tutto adesso farei anche l'allenatore, quant'altro. Per me, per la mia visione umilissima da calciatore, ma quale umile, dilettante, per me il presidente, umile. Il presidente umile, fa umile, fare, il direttore fa il direttore, l'allenatore. Bertocchi, ma che hai voluto? Cash bonifico. Bonifico tracciato. Okay. Quindi chiedono se la prossima volta pagherai coi cash o comprerai un po' stile Riccardo Rosario dei follower ai calciatori. Allora, diciamo che si sta scaldando l'ambiente per giovedì. Grazie mille, ammazza, Penguin. Non prego, Cri, dove stai andando? Dove stai andando? Io sto andando a cercare un'agenzia di marketing che possa curare la Golden State. Per favore, per favore. Io guardo solo l'insider, frate. Tre pizze in testa è rituale, amen. Io guardo solo l'insider, frate. Prima che si facciano bannare.